Io credo che Rimini sia una capitale mondiale sicuramente del turismo e quindi anche della felicità. Rimini, ponendo le basi per un nuovo piano strategico basato su un'idea di partecipazione ma anche di collaborazione fra le imprese internazionali, i territori e gli ospiti che da un secolo la visitano, fa un grande passo avanti non solo per sé ma per la collettività italiana. C'è un grande bisogno di riflessione sul turismo in maniera seria, faccia capire quante sono le filiere economiche coinvolte e anche come può aiutare la vita delle città e la vita della società in generale. Questa è una nuova lezione che dobbiamo apprendere, costruire la felicità per il bene delle comunità e per lo sviluppo economico e sociale delle medesime. Rimini deve recuperare la propria leadership. Spesso dimentichiamo il fatto di essere la prima destinazione turistica italiana. Rimini, capitale della felicità, sintetizza il pensiero rispetto al futuro della città. Nel corso di questi anni Rimini ha assunto una leadership nazionale, ma adesso è il momento di passare a una parte europea. Il tema è che da qualche anno Rimini ha smesso di esercitare la propria leadership, il territorio riminese ha smesso di esercitare la propria leadership. E Rimini torna ad essere una località che fa sognare, e come si dice in termini di marketing, una località top of mind, che quando qualcuno pensa a una vacanza, pensa a un luogo che lo faccia andare, viaggiare lontano con la mente, Rimini possa tornare ad avere quella posizione che aveva qualche anno fa. Con dei cambiamenti fisici sempre più evidenti nel territorio, nel centro storico, nel mare, con il nuovo impianto delle fognature, con il Parco del Mare, i cui cantieri sono avviati e che cambieranno il volto, l'immagine, la cartolina della nostra città, con questi cambiamenti c'è bisogno di fare altro, c'è bisogno che l'intero sistema imprenditoriale di Rimini, tutta la filiera che si occupa della creazione del prodotto turistico, dei prodotti turistici che noi offriamo, inizi a ragionare in maniera diversa. Come? Dobbiamo dare l'immagine, far ritornare a sognare, perché sono convinta che comunque Rimini sia una località che possa far sognare, ma per fare questo ognuno si deve assumere la propria responsabilità e sono convinta che lavorando insieme, costruendo insieme e soprattutto credendoci, riusciamo veramente a vincere anche questa sfida. La nostra offerta deve migliorare, i miei colleghi devono capire, prendere coscienza che abbiamo bisogno di un colpo di reni per ritornare in auge. Ce la possiamo fare se ci mettiamo tutti insieme a dare questo colpo di frusta che necessita, e sono convinto che anche l'amministrazione sarà al nostro fianco per darci una mano a crescere. Per tanti anni, quando la domanda vinceva sull'offerta, abbiamo in qualche modo utilizzato un modello di business in cui eravamo in competizione con tutti, gli uni contro gli altri. Gli albergatori contro quelli che avevano l'albergo di fronte, i ristoratori idem, sulle spiagge il bagnino uno di fianco all'altro. Tutto questo ci sta portando a non essere più in grado oggi di produrre un prodotto sufficiente a essere competitivo a livello internazionale. La sfida è quella di andare ad intervenire proprio sulla cultura, sull'atteggiamento, sull'approccio. Oggi invece credo che per superare questo modello di turismo che abbiamo, forse è venuto il momento di cambiare mentalità, di cambiare approccio e di dare origine ad una nuova epoca. Creare un unicum in grado di, dal momento iniziale della visita o del soggiorno al momento finale della partenza, dare un'immagine coordinata, progettata, pensata di noi stessi. La DMC è pronta anche ad assolvere e a integrare il proprio ruolo legato non solo quindi alla promozione e alla commercializzazione, ma anche al coordinamento. Come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare partendo con questo rilancio del processo del piano strategico. Il metodo che è stato avviato qui in zona Rimini con l'attivazione del piano strategico è un metodo assolutamente vincente e corretto, e lo dimostrano i risultati che si sono avuti in questi anni, perché sviluppare al massimo la capacità di ascolto e mettere assieme in un unico pensatoio tutti gli addetti ai lavori permette poi di fare le cose giuste al momento giusto.
nuovo modello, un nuovo format che per provvisoriamente abbiamo chiamato Borghi del Parco del Mare. Cosa sono i Borghi del Parco del Mare? Sono dei gruppi di imprenditori che per prossimità sono vicini gli uni agli altri e decidono di cooperare, fare le loro strategie, scegliersi i loro mercati, promuoversi in maniera coordinata verso il mondo. Cooperiamo per innovare. La cooperazione deve avere come protagonisti gli imprenditori del territorio. L'università può svolgere un ruolo importante in questo processo di cooperazione. Per essere perfetti, precisi, bravissimi a competere con il prodotto che loro stanno offrendo. Le tecnologie, in modo particolare quelle digitali, saranno il futuro perché ci consentono di poter dialogare per tempo e prima di avere qua i futuri user del nostro territorio. E questo è uno strumento fortissimo che può consentire sia al commercio ma a tutte le realtà, anche alle realtà produttive piuttosto che alberghiere o ai bagnini, di poter far provare l'emozione della vacanza prima ancora che il nostro user sia qui e poi confermare dal vivo quello che gli abbiamo fatto provare in modo digitale. Attraverso la formazione, non tanto per insegnargli bene come si fa il loro mestiere, ma per insegnargli quali sono i valori della cooperazione, come si fa a lavorare in maniera cooperativa, insieme con l'università. Costruire un percorso formativo post laurea per manager, per dirigenti, per operatori, per imprenditori turistici, sia locali ma anche a livello nazionale, che vogliono studiare le nuove frontiere della formazione turistica, quindi temi della digitalizzazione, della costruzione di nuovi prodotti, nel distretto turistico più importante sicuramente d'Italia. Insieme a diversi stakeholders abbiamo immaginato questo percorso che accompagnerà i futuri borghi del Parco del Mare a crescere, a imparare a cooperare, a imparare a progettare il loro futuro e a crescere la loro dimensione imprenditoriale. Rivedere completamente anche il piano urbanistico, derogare, semplificare, perché l'impresa ha una necessità di risposte in tempi molto brevi e sempre più brevi. Non più imprese nane, non più nanismo imprenditoriale, cosa che ha caratterizzato la nostra dimensione fisica, la dimensione fisica della nostra proposta, ma imprese che pur esercitando nella loro piccola azienda la loro professionalità ammirevole, riescono però anche a collaborare con gli altri, a stare insieme con gli altri e nei momenti opportuni, la promozione, la produzione del prodotto, l'erogazione del servizio, il rapporto con le banche per gli investimenti, possano dimostrare di avere anche una modalità giuridica per mostrare le loro spalle più larghe, la loro capacità di poter essere referenti affidabili nello sviluppo e nell'innovazione dei loro prodotti. Negli ultimi 10 anni questo lavoro, che è quello poi svolto dal piano strategico, ci ha dato un punto nave fondamentale come pubblica amministrazione, quindi noi devo dire che qualunque fosse stato, come dire, le sorti di una pubblica amministrazione, se non si fosse avvalsa di quello strumento sarebbe stato sicuramente miope. E quindi lo vediamo nel risultato oggi. Avere creduto in quei principi dei 10 anni precedenti del piano strategico ci ha portato oggi dei risultati che sono pienamente in linea con l'attualità. Cioè, questo lavoro è un lavoro che ci deve servire anche per i prossimi anni, quindi non saremo più noi, saranno quelli che ci verranno dopo di noi, ma non avvalersene sarebbe veramente un grande peccato.